Buondì, buonasera e buonanotte. Benvenuti a questa nuova puntata con Phoenix Point. Abbiamo forse una via d'uscita del gioco. Abbiamo trovato dopo l'ultimo attacco alla base un layer. Dobbiamo aspettare che diventi una citadel e poi attaccarla. Nel frattempo dobbiamo prendere le armi paralizzanti perché quello che ci sta dentro sarà utile da averlo paralizzato e portato a casa. Nel frattempo andiamo a pomparci team, raccogliere risorse e prepararci per la fine del gioco. Tutto questo dopo la sigla. Rieccoci qua. Allora, andando a raccogliere risorse con la maschera Manticore. Qui possiamo rispondere a questo attacco, anche se a qualcuno non piacerà questa cosa. Forse sono tutti allineati. Sinedra ha bisogno di un qualcosa di più. Però vabbè, cioè, sì, avranno bisogno, li difenderemo. Abbiamo un po' di gente. Allora, nel frattempo ho caricato i nuovi rincalzi su un aereo, che è questo qua, nuovi rincalzi che avevamo conquistato. Scusate, 1, 2, 3, tra cui Jangus Fangus e Alexandromus, che hanno bisogno di una pompata, quindi andranno diretti alla nostra base di allenamento. Ancora un giorno e 22 ore per la Mistra Bella, almeno, tra l'altro. Dobbiamo costruirci altri Athena. Stiamo costruendo un po' di roba. Poi una Gorgonai, una Sharkan. Sono abbastanza interessanti. Facciamoci un'altra Athena e siamo già in scarsità di materiali. Avremo bisogno anche di altre armature. E di buono che dall'ultimo scavenging mission ho preso un sacco, ma un sacco di tech. Quello molto interessante. Ok, Value Incarnation Bots. Per caricarci subito sulla Masked Manticore. Nel frattempo qui abbiamo. Sì, la facciamo velocissima questa. Tra l'altro possiamo anche commerciare, eh? Per cibo? No, non credo proprio. Mi serva. Abbiamo cercato un po' di roba. Perfetto. Allora, vediamo intanto quanto è profonda la tana del biancoviglio qua. Ah, 7 civili. Questo è un berserker con una strana combinazione di affari, però vabbè, ci sta. Allora, non vedo ancora nessuno. E vabbè, facciamo il nostro solito passo base. Il primo che muove e andiamo a prendere il civile. Ok, iniziamo a vedere un po' di gentaglia. Dovrebbe essere da quella parte, va bene. Lì ce n'è un altro. Intanto prendi e vattene. Così almeno un civile l'abbiamo salvato. Ready to go to work. On the move. Piazzati dietro. Don Zauker.
Abbiamo bisogno di un cecchino che ora abbastanza in alto. E magari ci portiamo anche a casa qualcuno, eh? Perché no? Lanciamo dei fireworms. Questo per capire dove sono i miei avversari. Davvero solo due? Let's show them what we can do. Ready. Non ce la fai solo, eh? Questo che cos'è? Un tyrant? Sì. Andiamo a recuperarli un po', ma. Ok. 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 Almeno abbiamo capito da dove arrivano. Moving to coordinates. E piazzati al riparo. Already there. Civili devono prendere e andarsene fuori dalle scatole. Sì. Anche tu. Tu sai almeno sei quello che si muove più di tutti. Ah, giusto, perché sei friendly. Let's do this. Passiamoci di qua. Bello Overwatch. E via. Allora, tu puoi già andare a mazzolare qualcuno qua. Oh, questo è un Hitman. Vabbè, non stiamo neanche lì a 50 anni, dai. E uno. E due. E questo lo paralizziamo, dai. Goes away. Mettiti qua. Sei un po' più al riparo. E va bene, dai. Vediamo che cosa fanno gli altri. Un po' di frenzy. Benissimo. Non tanto bene. Non so perché si è scappato di qua. Molto bene. E non hai return fire, vero? Oh, questo lo dobbiamo paralizzare. Questo lo dobbiamo paralizzare assolutamente. Serve per la ricerca. Allora, sì, civili fuori dalle scatole. To
problema è che tu non riesci a paralizzarlo, no? Corri. O striscia. Va bene lo stesso. Anche qua dobbiamo fare dispendio di will point. Vabbè, intanto ce li abbiamo. Bravo. Ammazza questo. E ora dovremmo riuscire a paralizzarlo. Non proprio. Questo potrebbe essere un problema. Let's show them what we can do. Oh, ma tu lo puoi, ce la puoi fare. Time to step up. Va, portiamocelo a casa. Benissimo. Missione è super veloce. Noi siamo esperti nel Living Defense. Benissimo, siamo portati a casa due Arthron, un bel po' di materiali, eccetera, eccetera. Sinedrio e New Jericho ci odiano un po' di più. Però va bene così. Non abbiamo trovato l'origine dell'invasione, cosa brutta. Però adesso abbiamo sbloccato Pandora's Fear Infection. Ok. Voi siete arrivati qua e iniziate a prendere un po' di ricalcolo. Trade. Cibo per material, che è quello che abbiamo bisogno di più in questo momento. Ok, ho fatto partire la ricerca. Che se non so quanto possa servire, penso che possa servire di più questa base qua. Quanto serve? 1140. Adesso è un dispendio incredibile. Dovremmo andare a vedere quello che c'è qua. Oltre a questo. Quanto serve per la Masked Manticore? Ancora 19 ore. Un sacco di tempo. Intanto facciamogli produrre qualcosa. Charlie è arrivato qua perché? Per far riprendere Babyface? Va bene. Va bene. Sì. Intanto abbiamo abbastanza roba per fare un altro Scorpion. E forza. Sì, iniziamo a fare una roba veloce. E via che si va.
impariamo dalla volta precedente, che siamo portati dietro troppa roba. Sono ancora in attesa di una doppia classe. Un fucile, grazie. Allora, questa granata non la userai mai. Tu sei un po' scarso di willpower per essere un priest. Tu hai un senso che hai due schioppi perché hai quello che rischia di fare fumble. Cerchiamo di evitare di portarci dietro troppa roba. Anche tu tentaculat. Forse il medikit. Non ha mai sparato un colpo tu. Quindi lasciamo a casa questo, anche questo lasciamo a casa. Se serve lo ricarichiamo a casa. Questo non lo userai mai. È uno Styx Body Armor. Perché? Vabbè, non chiediamocelo. Tu tra l'altro sei un assalto. Quindi potrei darti anche una di queste. Però ti farei consumare risorse. E tu hai bisogno anche apparentemente di altra roba. Anche tu hai bisogno di willpower. È il team più largo, ma è un po'. Ha un po' poca esperienza. Ah, tutto tra l'altro a parte di. Cartucce di più di lerme paralizzanti che non si sa mai. Ha senso che ti porti dietro una fina? Così per sfizio. Dai! Deploy. Tra l'altro quello ha senso che ti porti dietro la Athena, perché con i bersagli più grossi può fare Adrenaline Rush. Stavolta dagli la tua. Allora, abbiamo una cassa lì vicino, poi. Questa volta sono abbastanza sparpagliate le casse. E abbiamo il nostro simpatico Acheron in mezzo ai coglioni. Che bello. Scusate, ho detto quella brutta parola con la A. Non si è messo. My turn. Benissimo come posizionamento delle casse. E forse conviene che vada subito la lavatrice. Portiamo già a casa un new riser. Un new riser nuovo. Bello! Bella questa innovazione. I'm here. Per farti fare il dashing, eh? E andiamo a prendere quella cassa di qua. Let's go! Due mist così. E vabbè, tiriamo giù, dai. Here they come. Questo potrebbe essere una rottura di palle. Operative on the move.
Dobbiamo lanciare un fireworm di qua che inizia a bruciarmelo, eh? Vai! Ah, giusto. Secondo me lo puoi lanciare. Tu dove puoi andare? Andare di qua. Mirmidone normale, eh? Che è quello, staccagli la mela. Allora è spitteret. Oh, mamma mia, non volevo tutte le cose che potevi disabilitargli. Questa era la cosa che era più utile, però fai niente. Vabbè, gli abbiamo intanto staccato quella roba. Diabolic. Devo lanciare una goo bomb a questo affare qua. Non ci arriva, non ci arriva, troppo, troppo vicino. Lanciamogli un vermiciattolo. Se almeno lo distruggiamo. Sta per uscire dalla mappa. Don Abbondio può già prendere quello, ma ho paura che... Ah, è abbastanza lontano. Dai, vediamo se ce la facciamo, dai. Ok. Non lo vedi. Non lo vedi. È inutile che mi dici che lo vedi, perché tanto non lo vedi. Sì, avviciniamoci di qua, tanto sei vicino al punto di fuga. Adesso sono due punti di fuga, tre punti di fuga. Facciamo un po' di gentaglia. Cazzo, sei qua. Iniziamo a fare il solito giochino. Tu vuoi anche Adrenaline Rush. Iniziamo a ripulire un po' di qua. Se siamo sicuri che non ce la portiamo a casa. Questo è abbastanza coriaceo, questo un po' meno. Però non ci arriviamo. No, ci arriviamo, sì. Ho ragione. Non ci arriviamo. Oh sì che ci arriviamo. Questa è una spitteretta. Certo che c'è. Anche il return fire. Vediamo se ci arriviamo.
Vai! Tu hai Return Fire? Non hai Return Fire, eh? E beh, forse non Barcellona è indietro. Enemy spotted. Ah. Quello c'ha le pinze e quello ti spara. Metti qua. Li bruciamo quelli. Va bene, tra le cose che potevi fare che ho scelto quella più stupida. Va bene, mi piace. Tu sei quello che deve saltare per primo. Il Mindfragger non mi piace. Mindfragger non mi piace per niente. Mindfragger mi piace proprio per niente. Asclepius. Asclepius era quello che curava, eh? Store Pandoran Armor, Core Reinforcement, tutte quelle robe lì. Non una bella cosa. Va bene, mi avviciniamoci di qua. Se gli carico con un buco, no? Dobbiamo aspettare. I can make a difference. Non hai niente. Shield Bearer Champion. Beh, ma mi serve. Mi serve davvero. Poi tutti qua. E tiriamo al primo. Prima di tutto. Che non so se è male. Mancato. Vabbè, quello almeno è stato reso innocuo. L'altro un po' meno. Tu vai di qua, gli spariamo. Here I come. E ci prendiamo quello che c'è nella cassa. Un cartuccio di questi, questo lo uso, vedi che ti uso. Vai. Benissimo. Tu non hai niente. Ready. Tu sei caro, eh? Already there. Qua. Malfunction 32%. Non granché. Inizio a pensare che forse devo... sostituirla.
qua. Cerchiamo di farlo. Benissimo. D'or. Andiamo di paralizzare. Diabolic. Possiamo appiccicarlo? No. Poi possiamo lanciare un altro vermicello. Questo per gradire. Vediamo se riusciamo a colpirlo, eh. Tu hai mosso. Arrivato, tu sei appena arrivato, sei anche che colpito da frenesia, però sei carico come un bue, quindi andiamo a scaricare prova a rinnegatamante. Poi il turno dopo la frenesia se ne va. E abbiamo, non abbiamo nessuno che ci dà frenesia qua vicino, eh? No, potrei avvicinarmi. Cioè, diamine. Posso farlo fuori anche. O almeno provarci. Rapid clearance. Questi non mi piacciono per niente. Non muore. Stavolta non muore. E questo è nei guai. Guai seri. Ce n'è anche un altro. È un Mindfragger. Ok. Non ho capito perché, ma va bene. Vabbè, ce la caviamo. Questo Maniac? Da dove arriva? Ora in cazzo. Vabbè, adesso lo riprova. Meno male che non mi era di merda. Tu non puoi fare nient'altro che andartene. Cosa quel Maniac ci pensiamo, eh? Preso una bella botta, te. Direi che adesso gli facciamo fare un Mindfragger. Non so che cosa tu abbia fatto, ma va bene. Un po' troppo fuoco, mi sa.
Dor, vai a prendere quella cassa, che poi ce ne andiamo. Tanto che lui brucia malamente. Il Raven non possiamo prenderlo però. Adesso è libero. Altro che ci possa servire. C'è un povero vermiciattolo che è morto. No, la sera non riesce a prendere il Maniac. No, dai, ho sprecato un... Bene, ma non benissimo. Qui, qui game e facciamo fuori, grazie. Acquiring targets. Non hai più zoom in. Speriamo di fare questo. Che dispendio. Però non abbiamo granché alternativa. Trentuno. Prossimo turno ti ripigli, ho preso quello che c'è nella cassa. C'è ancora una cassa che qua. Qua è 40 di bleeding, 130 ancora. Let's show them what we can do. Tu puoi prendere una. Allora vabbè. Un Tyrant abbastanza lontano. Mi sente. Tra l'altro con questo, ho fatto fumble una volta, non vogliamo farlo. Quella di due. Benissimo. Ready to engage. Vai. Potresti correre. Oh, sei impanicato. Molto bene. Molto molto bene. Dovresti correre per andare a prendere quella cassa qua. Non sei messo bene come Will, eh?
perché ti ho fatto fare gli straordinari praticamente. Questo impanicato, incendiato, quello. Ma tu ti puoi mettere qua dietro e scudarti e basta. Devo spostarti, eh? Octopus Garden, avvicinati. E tu puoi dare frenzy. Tu te ne vai, eh? Spero. Anche tu te ne vai. Va bene. Di veleno, 40 di incendio e 30 di bleeding. Abbiamo una sufficiente varietà per farti fare una brutta fine. Però te non hai ancora possibilità di prendere, eh? Una uragana intera. Una pistola paralizzata. Standing by. I'll be okay. Don Abbondio, riesci a farmelo fuori quello lì? Che magari ti fai anche un po' di esperienza. Vai! Molto molto bene. Tu campeggia. Ti dico, va. Campeggiare. Va bene, va bene, va bene, va bene. Tu devi prendere roba. Tu puoi farmi fuori quello lì, eh? Con 14 e 30 di bleeding non ha speranze. Allora, ricominciamo la corsa verso casa. Andarla a prendere. Octopus. Tu hai finito di muoverti. Sei bello pieno, eh? Sì. Tu vuoi prendere della roba qua? Non sarà granché, ma è meglio di niente. Vai. Sei quello più lento a muoversi con me. Tira sullo scudo. Tu non hai la faccenda di ready for anything. Sì sì, ce l'hai. Però perché devi passare attraverso il fuoco, spiegami. Super mozzuto, quindi ce la fa. Ok. Anzi, esatto, così è un po' meglio. Bene,
prossimo turno andiamo verso casa. Verso casa. Sei rimasto solo tu. Sei rimasto solo tu e va bene. Uiaiaiaia, questa è una roba brutta. Si è piazzato dove c'è il fuoco? Va bene. Corri. Tu pure. Che puoi andare dall'altra parte della mappa. Può anche muoverti di qua. Octopus. Devo lanciare un piccolo firewall giusto per ribadire il concetto. E andiamo. Qbert, ti sei un po' ripreso. Sei carico con un bue, quindi corri. Sempre qui e va bene. Allora, abbiamo un Venomous Myrmidon. Non ci siamo portati a casa nessuno, eh? Ma va bene. Leaning, 20 di fuoco. Le due ali sono state disabilitate, ma quell'affarino lì è ancora in funzione. Tu avevi sparato, mi sembra, sì. Allora. Oh no, è Venomous. Oh no, è Venomous quello. Vai indietro. Tu vai indietro. Bene. Guardate i due che fanno in Steel Friends sono di qua. Eh? Allora, tu. Quello più indietro di tutti. Gli altri si piazzano pronti ad evacuare. Potremmo già evacuare qualcuno, eh? Incendio unico. Ma nessuno che si fa a vivo meglio così. Diabolica rosa. Mm.
Scourge. Perfetto, evacuiamo. Here comes the Phoenix. Via la cultura. Sopra lo scudo e via. Anche qua. Siamo portati a casa un bel po' di roba. Qui New Riser, la pistola paralizzante, tanta roba. Don Abbondi non ha ancora livellato. Nonostante. 700 tech, 700 material. Possiamo già attivare una nuova base. Una Huragan nuova, un New Riser. Guarda quanta bella roba, ragazzi. Non ho fatto bene a non riparare direttamente il nostro simpaticone. Esinfo, tu hai living quarters. Perfetto. Lo trovi anche. Research complete. Bene. Medical nanities. Può essere nuove reclute. Oh, abbiamo anche dell'altro gustoso mutagen da portarci a casa. Uno sniper, sniperist. E anche trooper. Bello, ma penso che siamo pieni di gente. Ah, tra l'altro avevo pompato anche Guglielmo Tell, che adesso ha, a parte l'ultimo livello che deve fare, che è un infiltrator con questo Dash, Quick Aim, Master Marksman, insomma, mezzo cecchino con la balestra. Confusion Cloud, Double Perception, forse questo avrei dovuto scegliere un'altra caratteristica, ma vabbè, così. È il classico Fireworm, che fa sempre simpatia. Nuovi nemici in arrivo. I nuovi nemici sono uno Shieldbearer Prime, quindi abbiamo qualcuno che attacca da vicino, fa ancora più male ed è super corazzato. Scourge Champion, quindi un po' più quindi ha un lancio granate più pericoloso. E anche il Myrmidon Champion. Evolved Launcher Arm. Tre Artron, nulla di troppo preoccupante, però insomma, meglio non sottovalutarli. Possiamo andare a esplorare qua. Esplorare il Messico. Di qua. Esplorare qua. Invece che cristalli, da qua ne abbiamo già abbastanza, andare a prendere il gas. Dov'è il gas? Protein mutane, il ricalco mine, se tieni il ricalco mine.
Forge. E qua. Bravo, sta arrivando. Tu sei quasi a posto, babyface. Tenere d'occhio quello. Qua c'è dentro la sfida, né? Quindi dobbiamo tornare. Bravo, personale. Phoenix Point, e Phoenix Point. Sì, voi avete bisogno di più esperienza. Parola che non mi serve. Più di willpower. Oh, Adrenaline Rush con la mitragliatrice serve tantissimo. Per qualche ragione che non... devi paralizzare il point, ti serve 18 più 2. Zack, anche tu, willpower. Tanto tu hai melee weapon proficiency. Anche shotgun proficiency. Te avrebbe senso una roba del genere. Anche uno schioppo. Babyface. Ma abbiamo bisogno di questo. Ho scarso di willpower. Ah, anche di velocità però. Mutant Camel. Ho fatto presa una PDW, quindi... Set Technician. Posto la mitraglietta, potresti usare questa. Per far male. Di forza, grazie. Però non posso nemmeno portarsi dietro. Guarda Lunar Lander quanta roba che può fare. Fino a più di forza. Tra l'altro si porta dietro una roba che non gli serve. No, in teoria proficiency su quello, gli servirebbe. Però ho finito piragna. Non una bella roba. Allora. Abbiamo il power.
Che ora sei meno 13. Che è meno 13? Questo è meno 3. Forse qualche tratto. Reckless. Ce li abbiamo, perché non usarlo? Di velocità, grazie. Magari servirebbe un metro di scorta. Fatto la pistola. Vabbè. Comunque sì, iniziamo a pensare a sostituirlo, quello che dopo un po'. Don Zauker. Will point. Will point, will point. Weak spot anche. Anche questo potrebbe tornare utile. Che non uso un sacco di tempo. Tanto che intanto vai a riprendere la sfida. Charlie a posto. C'è una marea di cibo. Ok, Alfa sta andando a vedere. La facciamo? Tizi mascherati da gente del Sinedrio. Proviamoci. Ok. Security area. Abbiamo già qualcuno. Brutto, brutto, brutto. Un cecchino con l'arma paralizzante. Thank you.
Io ce li ho ancora in configurazione da scavenging mission, ma vabbè. Staccagli un braccio. Bellissimo. E questo può solo usare la pistola. Molto molto bene. Tu vai a curare intanto. Sposti per ultimo, prima rinnegata amante. Sgamo proprio. Ciao, ho tutte e due le braccia. Molto molto bene. Dobbiamo levarci dallo spazio aperto perché qua è un pericolo. Possibilmente aggruppati. Paralizzanti quando I'm here. Going in. Cioè, return fire che con il Pythagoras può essere molto molto interessante. Like the wind. E tutti sposti adesso. Di sopra ce ne stanno due. No. Posa lo scudo. Sopra ce ne stanno due. Va. Loffio. Questa volta era stato un po' tiro un po' loffio. Direct action. Schiacchi. Activating scanners. Oh yeah. Bello questo return fire. Non mi è piaciuto però che mi ha fatto un male cane. Dobbiamo entrare nell'edificio il prima possibile. Weapons activated. Yeah, we are better than you. Mancato. No buono. Non una gran... Non siamo messi benissimo. Ma abbiamo sempre il nostro termometro che può far la differenza. Thank you.
E la peppa che versi. Soffri con il silenzio. Tu. Tipo questo. E ci ha lasciato anche un... una bella arma. Abbiamo un infiltrator, dov'è? Eccolo là. Va bene. Mancato. E anche delle sue munizioni. Puoi fare anche tu rapid clearance. Di qua. Va bene. Il primo lo facciamo. Prendi quest'arma che non fa abbastanza male. Took most of the damage. Oh! E via. Ma dovresti centrare almeno un braccio. Pessimo. Questo è stato pessimo. Vabbè. Almeno l'abbiamo fatto fuori. Altre munizioni. Me lo lasci giù quello schiappo? No, mi lasci giù una pistola. Don Abbondio sempre quello più scarso di tutti, fa niente. Big Hughes Energy. Origin of this pseudo-Threnadrium members. Member of Breakaway Faction. Big Hughes Energy. Big Hughes Energy. Cinque ore alle permission points. Rio of Delta. Potremmo andare a prendere altri schioppi. Il gas ci sarà. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Potrebbe essere interessante. Questo troppo. Altra obliterita potrebbe essere interessante. Ah, possiamo prendere anche la Chaos Buggy. Si piacerebbe spendere tutto qua. 315, 330. E questo. E poi andiamo a prenderci il materiale, va. Research complete. Bene, aumentiamo il danno fatto dalla key. Production complete, hibernation pods. Possiamo dare a questi. Raid.
Possiamo prendere anche Anita Bowen. Però non ha troppo senso. Questo è il team di Io, Pelle e un catcher. Personal. Sfida può montare già non questo ma questo. Mi può fare dashing. Mentre il nostro armadillo può montare il kit per andare più veloci. Guarda quanta gente che abbiamo in panchina. Abbiamo ancora un po' di cibo. Ecco, siamo messi bene. Il cibo inizia già un po' più scarseggiare. Nel senso, ne abbiamo ancora tonnellate, però. Disinfo. Ah no, Air Force. La Masked Manticore ora si merita uno di questi. Almeno mentre andiamo si ripigliano un po' di stamina. Abbiamo un'altra Athena, la Scorpio, research complete. Possiamo creare cibo, ma aveva senso questa ricerca. Adoros virus infection ha più senso. Caricate bordo. Ah, ma non hai l'arma paralizzante. Tu dov'è la... La sfida è su Alfa. Sfida è su Alfa. Deve venire qua. Mentre bravo si carica. Adesso bell'armadillo, che non si sa mai. Però intanto va qua, che questi due hanno bisogno di imparare cose. Ce ne sono prote mute da nessuna parte, no? Anita Bowen e spogliarla della sua roba. Phoenix Point. Anita Bowen, benvenuta a bordo. Ora ci ridai tutto. Ah, c'è lo schioppo scarso. Mannaggia. Grazie. E la tua attrezzatura va a... Per esempio a Guglielmo Tell. Può usare qual era? Prova. Speed meno 1. Però chi ora si più 5.
Va bene. È appena a livelli. Sono che ha bisogno dei suoi pantaloni. Sette più nove. Più cinque. Disperata ricerca di qualcuno che ha bisogno di un paio di pantaloni. Tu hai una bella velocità, eh? Cercare il new writer. State facendo niente. Io piuttosto devo. Research complete. New Jericho Navigation Module. Cosa fa? The escaping speed increased by 100. Non male. Qualcuno pronto intervento, va bene. Delta. Qua c'è un Delivian Ruin. Direi che questo video già è durato abbastanza. Ciao e ci vediamo la prossima volta.